Spread, il differenziale di rendimento tra il benchmark decennale italiano e quello tedesco è tornato sotto i riflettori della comunità finanziaria in attesa delle elezioni europee. Oggi il ministro dell'economia Giovanni Tria ha tranquillizzato i mercati confermando che il governo non si discosterà dagli obiettivi prefissati nel documento di economia e finanza. Tali parole hanno allentato le tensioni causate dal vice premier Matteo Salvini nella giornata di ieri, dopo la possibilità anche di sforare il parametro del 3% del rapporto deficit-PIL. Ieri lo spread era arrivato quasi a toccare i massimi annuali in area 290, oggi grazie alle dichiarazioni di Tria lo spread BTP Bund è sceso sotto i 280 punti base. In discesa oggi anche lo spread BTP Bonos, ovvero i titoli di Stato spagnoli, dai massimi di ieri in area 110 siamo tornati a 100. Ci aspettiamo comunque ancora tensioni in attesa proprio del voto europeo.